Vivo Valencia ha scritto una bella pagina di storia. Un pubblico attento, composto, ha seguito con trasporto un concerto straordinario di un pianista leggendario. Ivo Pogorelli ci ha mandato in estasi con la sua personale ed intensa interpretazione di Chopin, la platea dello Spirito Santo che gli ha tributato 10 minuti di standing ovation. Prima del concerto, il grande maestro ha concesso un'intervista. Il concerto qui stasera è un omaggio a Chopin, il compositore al quale lei è più legato. No. This is a fama, I'm not, but I like. No, non è una fama che io ami solo Chopin, io amo anche altri compositori. Certamente la musica di Chopin mi è molto vicina ed è una musica che arriva a tutti, arriva al cuore di tutti, nei posti piccoli, nei posti grandi, chi ha conoscenza della musica, chi non ce l'ha. Chopin parla direttamente alle emozioni. I suoi concerti in tutto il mondo, con un repertorio ampio, e i dischi di Deutsche Grammophon che hanno reso vicino al pubblico questo tipo di musica. Sì, it is during the period, long sì, period ho, that ho I collaborato with per lunghi anni con la Deutsche Grammophon, adesso da un anno collaboro invece con la Sony. Proprio l'anno scorso è uscito il CD con lavori di Beethoven e Rachmaninoff, e sto preparando sempre con la stessa compagnia, con Sony, l'uscita di un prossimo CD. La presenza questa sera in una zona periferica rispetto ai grandi teatri che lei abitualmente ha frequentato, quale differenza di approccio può rappresentare? There is no concert that doesn't carry responsibility. Non c'è differenza fra concerti in grandi posti, in piccoli posti. Ogni concerto ha comunque una sua carica di responsabilità e io svolgo ogni concerto con la stessa responsabilità. Certamente ci sono posti che restituiscono all'artista più emozioni o sensazioni. Ad esempio qui abbiamo avuto già, ho avuto emozioni grazie alla gentilezza delle persone che ho incontrato in queste poche ore. Squisita. Ci saranno tanti studenti anche ad ascoltarla. Può dare un consiglio a loro che studiano? Well, the general one is to work hard and to always ask oneself questions. Ma un consiglio generale è quello di studiare in modo intenso. Tuttavia è difficile dare oltre questo dei consigli specifici, ognuno deve lavorare sul suo pianismo e farsi delle domande e darsi anche delle risposte. Per Vivo Valencia è una giornata storica la sua presenza e l'emozione che si vive è tanta, probabilmente la coglierà anche in questa platea. Well, for me it is a new encounter and I'm looking forward very much to it. È la prima volta che sì che suono a Vibo, fa parte di questi concerti che stiamo svolgendo qui in Sud Italia e sono molto contento di scoprire questa parte dell'Italia che non conoscevo, non c'ero mai stato, e contento di suonare qui per voi stasera. Direttore, una giornata storica, un pubblico estasiato, 10 minuti di applauso, è una grande, bella esperienza. Beh, alla fine si può dire che ce l'abbiamo fatta, è stata una preparazione abbastanza laboriosa, ma siamo stati ripagati degli sforzi, i sacrifici che sono stati fatti insieme ai conservatori ed Ama Calabria, che ringrazio ancora, e se posso aggiungere sono felice per l'educazione del pubblico, che veramente ha dimostrato un'attenzione superiore, e questo come vibonese mi fa molto piacere. Risultati come questi accreditano ancora di più questo legame che il conservatorio sta realizzando con il territorio. No, assolutamente, noi abbiamo un rapporto buonissimo sia con l'amministrazione comunale che con l'amministrazione provinciale e vogliamo come istituzione essere sempre più vicini alla cittadinanza tutta, e
queste sono le cose che ci fanno avvicinare sempre di più nella nostra missione. Un salto di qualità che fa ben sperare anche per i programmi futuri. Beh sì, assolutamente. Se pensiamo che adesso questo era il primo evento in assoluto che è stato inserito anche nel calendario di Vibo Capitale del libro, e quindi mi fa ancora più piacere perché è l'inizio di un percorso che ci accompagnerà per tutto l'anno e che vedrà insieme il conservatorio con tutte le forze, diciamo, culturali che buone che ci sono a Vibo, e ce ne sono tante.